Sempre a Rio, volete vedere il mare, non ci credete? Ecco, il mare è qua, lo vedete? Però ci sono le inferriate, è abbastanza bruttino, vero, con quelle grate? E qui siamo con una signora bravissima che si chiama Silvia Moraes ed è una montatrice del suono, molto apprezzata, ha montato il film di Bertolucci, giusto? E allora, è stato difficile? No, è stata un'esperienza meravigliosa, assolutamente non difficile, è un piacere direi. E lui poi è un uomo stupendo, quindi... Meraviglioso, uno dei registi con umanità più grandi che ho mai avuto a che fare. Qual era l'ultimo film di Bernardo? Sì, Io e te. Che è molto bello in effetti. E, per essere una montatrice del suono ed essere bravissima ci vuole un bell'orecchio, è una domanda scema, ma insomma... Ci vuole un bell'orecchio, ma l'orecchio si educa, sì, si impara ad averlo, e all'attenzione al suono che in genere non siamo abituati a dare, però siamo abituati a vedere che a sentire, è no? Vero, quando sì. Quando uno impara a sentire come vedi, lo conosci. È molto bello e anche molto romantico tra l'altro, imparare a sentire come si vede, è molto bello, no? Sì, penso di sì. Quindi non sono soltanto sospiri, pause che non vanno o sbagli nell'accento, è tutta un'altra maniera di raccontare, giusto? Sì, sono tutti gli ambienti, sono i silenzi, i rumori, è un supporto all'immagine che aiuta tantissimo a livello inconscio, proprio perché le persone non sono abituate a pensarlo, perciò... Si può intervenire anche nella recitazione, anche si può, come possiamo dire, dare un colore diverso alla scena. Ecco, un colore diverso alla scena. Quanto è importante raccontare per suoni? Per me è importantissimo, ovviamente dipende dal film sul quale si lavora, per esempio con Sorrentino il suono è importantissimo, perché lui ci gioca tanto quanto ci gioca con l'immagine. Infatti. La ringraziamo moltissimo e le auguriamo tanti tanti successi con tutti i registi nuovi che diventeranno talenti e quelli già affermati. Grazie.